signorina, kiss me with my poporo poporo poro. Un toso bella così, eh? Ciao! Io spero che non mi dia fastidio il rumore del ventilatore, però se lo spengo, moro. Porco mondo! Ciao, buongiorno, buonasera o buonanotte, dipende a che ora sto a vedere il video. Ho sputato come una cozza. Niente, questo è un momento di ricrescita assoluto, no? Questo è un mi preparo con voi. Cercherò di alzare la voce così anche se il ventilatore vi dà fastidio magari sentite qualcosa. Diciamo che da quanto ho capito il mio preparo con voi è tipo un video random in cui io mi trucco e voi ascoltate sproloqui di dubbia utilità. Quant'è noiosa. Scusate, sembro una scimmia. Scusa, orango. Un momento di descimmiamento. Dopo questo video tutti i maschi che mi seguono si disiscriveranno. Ah, sì. Che cosa vogliamo parlare? A parte del fatto che io ho molto caldo e quindi non ho proprio un desiderio fisico di truccarmi. Però, cioè, alla fine non vogliamo spaventare i bambini. Mamma, guarda! Scusate, ho la bocca impegnata a fare le smorfie. Allora, io volevo parlare di una cosa molto seria, in realtà. Più volte ho ricevuto complimenti del tipo assomiglia a questa, assomiglia a quella, assomiglia a quell'altra. Sempre tutte belle attrici o brave attrici, comiche. Insomma, veramente, veramente, dei complimenti piacevoli. Poi, un bel giorno, alla pischella. E me fa, sai chi assomigli? Sai chi pari? Chi paro? Pari a versione femminile del libanese del romanzo criminale. Vaffanculo! La posso pure ripetere. Io dico stecca para per tutti. Andiamo. Ta ta ta. Ma che davvero? Cioè, il Libano? Ma il Libano è in grezzone. Cazzi mia. Cioè, nel senso, Francesco Montanari. Cioè, a me mi piace lui, però, insomma, sono così borgare, regà! Ma io sono dolce, ma io mi voglio bene! I soldi non sono un problema! Ma che so io? Ma questo... Violet, stacce! Ma questo è in grezzone! Cioè, io me... Ma che ne se... Cioè, nel senso, almeno, che ne so, Erdandi! Cioè, Erdandi è uno chic alla fine, no? Anela di più ad avere uno stile. Andare a comprare la sua sciccheria? Ah no, ma qualche sfizio se lo deve togliere ogni tanto, no? Ma meno male che non avete detto il bufalo! Io c'ho il diavolo in corpo. E tu me lo devi levare. Ma che voglia di sfasciargli la testa. Perché sennò mi mettevo a piangere, vi giuro. È veramente strano scoprire che agli occhi di qualcun altro puoi sembrare una specie di criminale romano. Cioè, veramente. Vabbè, comunque sto scherzando, mi ha fatto ridere quel commento. Non sono veramente offesa, non si sa mai. Poi io ho un amore spropositato per la serie di romanzo criminale, veramente. Ho apprezzato moltissimo il film di Placido e ho altrettanto apprezzato la serie. Il mio preferito, vi dirò, era proprio il Dandy. Sì, perché Alessandro Roia... Eh? Bel maschione! Però anche Freddo, Vinicio Marchioni. Ha delle orecchie enormi, ci avete fatto caso? Ha delle orecchie veramente grosse, però io ci passo sopra tranquillamente sulle orecchie enormi se vuole fare una capatina qua a casa mia. Ma neanche per sogno! Lo faccio entrare volentieri. Bel ragazzo, ma veramente un bel ragazzo, Marco Bocci. Shaloia. Poi, che altro mi piaceva nella serie? Gli episodi in cui c'è stato il nero. È da un pezzo che sono pronto a morire. I patti erano di fare ai mezzi, lì ce ne staranno almeno 20. Ossia Emiliano Coltorti, che tra l'altro sicuramente conoscete perché ha dato voce veramente a tanti personaggi del cinema, della televisione, dei cartoni animati. Lo senti un po' dappertutto, però io me lo ricordo in particolare perché se una volta vedevate Smallville, la serie di Superman adolescente, diciamo... Praticamente ci stava il ragazzo Michael Rosen, vabbè, insomma, l'attore che faceva Lex Luthor, e Emiliano Coltorti doppiava proprio lui. Quello che non sopportavo è che ti era stato dato un dono, che tu non volevi, lo combattevi. Non è il classico bello, però a me piace molto, lo trovo molto affascinante e anche molto bravo. Ma
donna con questi capelli così cane bagnato e le mollettine in testa sono veramente di una ridicolaggine senza pari. Sa che nel video delle domande riguardo alle serie che preferisco non ho nominato né Romanzo Geniale né Boris, che invece sono altre due delle mie serie assolutamente preferite. E sti cazzi! Volevo tipo accennare a due film che in realtà tecnicamente sono destinati a un pubblico maschile. In pratica, secondo me, per la scelta degli attori, ai femmine gli piace pure di più. Oh, falla finita. Sto parlando del secondo capitolo di Thor, che io ho visto il primo e devo ammettere che non è che io sia rimasta proprio folgorata dalla storia, dal filmone e tutto il resto, anzi. Vomito vero. Però c'è un gran bel vedere tra Chris Hemsworth e Tom Hiddleston. Chris Hemsworth è un bellissimo ragazzo, però ho un amore molto più spassionato per Tom Hiddleston, perché ritengo che oltre ad essere un ragazzo fascinoso, ha un talento sopraffino. Un talento che poche volte si vede in giro. Ma quando esce Thor 2? Perché me lo volevo andare a vedere, cioè più che altro volevo andare a vedere Tom Hiddleston. In ogni caso, le ragazze che preferiscono, cioè, chi preferisce Tom, che poi tanto per intenderci Tom Hiddleston sarebbe l'attore che interpreta Loki e Chris Hemsworth è Thor, chi preferisce Tom e chi preferisce Chris, vi segnalo un video di un'intervista a Chris Hemsworth sul set di uno shooting, quindi di un servizio fotografico, in cui per le amanti di Hemsworth potete vederlo in tutta la sua figaggine. Ve lo lascio per intero sempre nell'info box. Ma perché sto parlando di cinema? Perché sabato vorrei andare a vedere, anzi andrò a vedere, The Lone Ranger, l'ultimo film di Gore Verbinski, che è il regista dei Pirati dei Caraibi, di The Ring, di un topolino sotto sfratto. Attenzione, chi se lo ricorda un topolino sotto sfratto, dai. Non penso che sarà uno di quei film che mi folgorerà, penso che sarà uno di quei film da così serata cazzeggio, però insomma è sempre un piacere vedere Johnny Depp e Armie Hammer, che è un ragazzo che non è da molto che è sulle scene hollywoodiane. Se avete visto il film molto 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 interessante sulla storia del fondatore del Federal Bureau Investigation, cioè dell'FBI, J. Edgar interpretato da Leonardo DiCaprio, potete vedere anche Armie Hammer perché ha un ruolo piuttosto importante sempre in questo film. Oppure ha fatto anche la commedia Mirror Mirror, cioè la storia di Biancaneve, che è uscita in contemporanea più o meno con quella interpretata da quella bifolca di Kristen Stewart, però è la versione chiave comica, commedia con Julia Roberts e Armie Hammer che fa il principe azzurro, appunto. E mentre Biancaneve lo fa un'attrice con delle sopracciglia enormi, che però non mi ricordo adesso come si chiama. Oppure Armie Hammer che cazzo ha fatto? The Social Network, la storia di Facebook, ovvero la storia del creatore di Facebook, di Mark Zuckerberg, diretto da David Fincher peraltro, quindi è anche un signor film The Social Network, soprattutto per quanto riguarda la parte tecnico-visiva. E Armie Hammer fa un doppio ruolo perché interpreta i due gemelli Cameron e Tyler Winklevoss, che praticamente sono i due ragazzi con cui va in causa per l'idea di Facebook, appunto. Che dirvi, io continuerei a parlare con voi per ore, che avrei tante cose molto 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 inutili da dirvi, però magari anche basta. Era ora! Vi giuro che non uscirò con questa testa, adesso vado a sistemarli, perché sennò sembro SpongeBob con la riga in mezzo, perché SpongeBob non ha neanche i capelli. Vabbè, non lo so, mo a cazzo di cane dopo li sistemo. Sono il patatum della città, della città, della città. Chiudi il becco, sei noioso! Oh mio Dio, un capello bianco! Oddio, sono una vecchia! Cosa? Va bene, keep in touch!